Siamo partiti da un elenco che ci ha fornito l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, appunto dei beni immobili in Lombardia. Si tratta di 958 beni. Di questi parte sono stati appunto destinati, parti sono stati mantenuti allo Stato e parte naturalmente era ancora in gestione all'agenzia. Abbiamo principalmente lavorato su quelli che sono stati destinati e quindi principalmente assegnati dai comuni. Cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che quando un bene viene assegnato, viene utilizzato e viene utilizzato bene, crea anche economia sociale. In particolare abbiamo scoperto che una struttura mediamente può creare lavoro per 5 persone e circa il 40% degli occupati lo è con un contratto a tempo indeterminato. Abbiamo anche scoperto che in una struttura mediamente collaborano più di 18 volontari e vengono erogate 560 ore di volontariato al mese. Se abbiamo inoltre visto che circa 100 strutture in un anno servono più di 17.000 persone. Quindi questi sono i numeri dell'economia sociale che un bene confiscato e restituito alla società può portare avanti. Questa è la ragione per cui vale la pena assolutamente investire nel riutilizzo sociale dei beni confiscati. I valori dei beni sottoposti a sequestro, su proposta della direzione del settore antimafia e in gestione alla SAMPI, in questo momento ammontano a circa 30 milioni di euro. Però vanno sommati a quelli che sono ancora in carico alla SAMP del 2012 e quindi a questi 30 bisogna aggiungere circa 70 milioni ancora di euro di che sono stati beni sequestrati nell'anno precedente. Per cui scusi, sono 100 milioni di euro complessivi? Sì, 100 milioni di euro complessivi di beni che sono ancora diciamo in lavorazione, di attività che sono ancora in lavorazione presso la SAMP. Dei beni confiscati invece ammonta a circa 4 milioni di euro nel 2012 e saranno probabilmente aumenteranno nel 2013. L'utilizzo che ne viene fatto è molto eterogeneo, però sicuramente tutto è sempre rivolto a fornire un servizio alla società. Di quelli confiscati quanti vengono effettivamente utilizzati? Ne vengono utilizzati circa il 70%. Gli altri non vengono utilizzati per varie ragioni, tra cui per esempio il fatto che devono essere ristrutturati e quindi si è alla ricerca di fondi per ristrutturare, piuttosto che alcuni sono in ristrutturazione, quindi comunque un segnale positivo. Voi avete intitolato questo convegno Restituire il mal tolto, quindi possiamo dire che togliere questi beni alla mafia e poi restituirla alla collettività effettivamente produce reddito? Assolutamente sì, produce reddito, produce una buona economia sociale, tanto è stato fatto, tanto si può continuare a fare. E vale le evidenze del nostro progetto, ci fanno capire che vale davvero la pena investire.